È il peggior caso in Europa di esposizione a sostanze tossiche tramite acqua del rubinetto contaminata. Lo è per numero di persone coinvolte, per tempi di esposizione e per numero di sostanze. Per 20 anni oltre mezzo milione di cittadini sono stati esposti. C'è un caso leggermente simile solo negli Stati Uniti. Così Augusto De Sanctis del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua commenta la relazione dell'Istituto Superiore di Sanità sul caso di Busi sul Tirino. In conferenza stampa assieme a Renato Di Nicola, De Sanctis ha sottolineato che quella è una zona delicatissima dove passa l'acqua di mezzo Abruzzo e che a distanza di 7 anni dal fiume Pescara nel mare Adriatico continuano ad arrivare sostanze tossiche. La preoccupazione di oggi per gli ambientalisti è che, terminata nel 2007 l'esposizione ai contaminanti attraverso l'acqua dei rubinetti, questi contaminanti ancora presenti nell'ambiente possono entrare nella catena alimentare. Il vero obiettivo, hanno spiegato inoltre De Sanctis e Di Nicola, deve essere il completamento della caratterizzazione e la bonifica delle aree inquinate del sito di interesse nazionale perimetrato nel 2008, che contiene zone dimenticate ma altrettanto importanti come Piano d'Orta. In tutto sono almeno 2 milioni di tonnellate di materiali contaminati, a cui se ne potrebbero aggiungere altri. Renato Di Nicola. Quello che ci sorprende è che gli organi istituzionali della nostra regione, delle nostre città, o sono muti o dicono addirittura che il problema non esiste. Cioè, siamo basiti, non siamo più indignati, siamo adirati perché ci siamo stufati di sentire delle parole. Noi vogliamo dei fatti. L'acqua è stata inquinata per anni e nessuno ha fatto niente. Chi ha inquinato deve pagare. Noi stiamo parlando di persone che hanno nascosto tonnellate di prodotti tossici di nascosto di tutti. E parliamo di enti pubblici che sapevano già dal 2000 e perlomeno dal 2004 se non prima. Quindi noi vogliamo che si inizi a fare un'inchiesta epidemiologica chiara, un registro per i tumori, il fatto che le aziende che hanno inquinato devono assolutamente pagare e che vengano dati i soldi per la bonifica, perché la bonifica non può essere fatta soltanto in alcuni pezzettini. La bonifica significa risanare il territorio e da questo risanamento del territorio possono venire fuori dei posti di lavoro e uno sviluppo legato all'ambiente e non a nuove industrializzazioni che potrebbero continuare a deturpare il nostro territorio. Non ce la facciamo più. Noi facciamo campagna elettorale ogni santo giorno perché abbiamo il nostro territorio. Chi le fa ogni 4 anni si desse da fare a fare qualche cosa e non soltanto a fare delle dichiarazioni. Abbiamo bisogno di fatti e non più di parole.